Io ho dato le dimissioni il 1° settembre, dal 1° settembre penso solo a lavorare. E poi sono stato convinto dagli altri di continuare. E sto continuando, cercando di fare il meglio possibile. Poi a parte che 42 giocatori in preparazione sono troppi, siamo rimasti 34, sono troppi per poter lavorare, nel senso che io non ci riesco. E si lavora con difficoltà, ma questo lo dico da tanto tempo, non lo dico oggi. Non sono pentito, io dico che si lavora con difficoltà, con dei problemi però. Io penso che problemi ce l'hanno dappertutto, non solo noi. E bisogna superarli. Abbiamo fatto a fine campionato la lista dei giocatori che possono rimanere, che possono andare via e purtroppo i progetti che si sono fatti non sono serviti a niente, nel senso che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io pensavo che se si vuole giocare competitivi bisogna cercare di fare acquisti mirati. A questo gruppo manca quello che ci è mancato l'anno scorso. La fame, la voglia di migliorarsi. È logico che i ragazzi giovani dovrebbero essere tirati da quelli più esperti. Non possono risolvere problemi i ragazzi giovani. Vi dico che noi abbiamo fatto 180 allenamenti, Bovo ne ha fatti 70 con una squadra e Campagnaro 54. Campagnaro non è mai stato con una squadra, che ci devo fare? Una volta che mi ha detto che si sente pronto con la Samp, ha giocato questi 60 minuti e da quel momento sta fermo. Non è colpa mia. Io sto benissimo con il presidente a tavola. Calcisticamente la vediamo diversamente. Le mie esigenze non corrispondono alle sue. Ma perché c'è un errore di valutazione di base? Io penso che loro cercano un allenatore amico. Io sono un allenatore che è venuto per lavorare.